L'Eco FM, abbiamo ai nostri microfoni Alberto Pirovano, presidente del CAILECO, per fare chiarezza sui DPCM e sull'attività sportiva, come capirete sicuramente, in montagna. Zona arancione significa una cosa precisa, che la montagna e soprattutto le montagne lecchesi sono aperte anche a chi arriva dal resto della regione Lombardia. Partiamo dall'inizio. Il CAI aveva chiesto al governo alcuni chiarimenti in merito al DPCM. Sì, in particolare il CAI aveva chiesto di chiarire la possibilità di recarsi al di fuori del proprio comune per fare pratica di attività all'aria aperta, in particolare ovviamente in funzione della stagione che stiamo vivendo, per quanto riguarda la pratica dello sci al di fuori delle piste, che come sapete tutti sono chiuse. È arrivata proprio in giornata una lettera di chiarimento che non aggiunge molto a quello che già si riteneva fosse la posizione corretta da tenere, ma che comunque dà una sorta di ufficialità alla pratica di questa attività all'aria aperta. Ecco, in poche parole, se si abita in un comune in cui non c'è la montagna, questa a grandi linee è la spiegazione, si può raggiungere una località in cui si sia in grado di svolgere questo tipo di attività sportiva. Ma come definiamo le attività che si possono svolgere in zona arancione? Ecco, l'inghippo sta proprio qui, nel senso che non viene fatto un chiarimento o comunque una specificazione particolare per le attività in montagna, viene semplicemente estesa quella che è l'indicazione generale contenuta del DPCM, e del resto tutti sappiamo che una circolare non può ovviamente modificare i contenuti di una normativa superiore. E quindi cosa dice questa risposta all'interpello? Dice che è possibile recarsi in altri comuni per effettuare attività sportiva laddove impianti o comunque la possibilità di svolgere questa attività sia preclusa all'interno del proprio comune. E qui nasce il primo problema, o meglio, la prima cosa su cui fare chiarezza. È ribadito anche in calce al chiarimento che è esclusivamente per l'attività sportiva, quindi sono escluse le cosiddette passeggiate e camminate. Questo era un problema che era già emerso anche quest'estate, anche quest'autunno, perché la distinzione tra una camminata di tipo sportivo e una camminata non sportiva è qualcosa di effettivamente difficile da verificare, soprattutto per gli organi di controllo. Voglio dire, il trekking è considerato esplicitamente come attività sportiva, ma la distinzione tra trekking, che tra l'altro non ha alcun significato al di fuori dell'Italia, è sinonimo di escursione, di camminata, cioè non c'è una distinzione. Sì. Quindi il confine è molto, non è ben è specificato. Molto blando. Esatto, diciamo che sempre per non fare gli italiani, voler sempre cercare di aggirare le norme, il concetto dovrebbe essere: se io vado a fare un'attività in montagna di una certa intensità, comunque di una certa, che ha come scopo proprio quello dell'allenamento, quindi del mantenere la forma fisica, inteso come appunto attività di allenamento vero e proprio, questo si configura come attività sportiva. Mentre la gita con la famiglia non lo è, tant'è vero che viene ribadito, attenzione, che è consentito recarsi in un altro comune per svolgere attività che non è fattibile nel proprio comune, limitatamente agli orari che tutti ormai abbiamo imparato a conoscere, dalle 5 alle 22, e per un tempo limitato, strettamente limitato all'effettuazione dell'attività. Ciò vuol dire che non posso poi andare in montagna e, già che ci sono, mi fermo a fare un giro per i negozi piuttosto che mi fermo a fare la passeggiata sul lungo lago. Cioè posso venire nel nostro territorio,
faccio la mia uscita sportiva e dopodiché devo rientrare direttamente al domicilio. Sicuramente sono incontestabili le attività sportive elencate ufficialmente nell'elenco del CONI. Tra queste c'è l'alpinismo, l'arrampicata sportiva di Falesia, lo sci alpinismo, la mountain bike. Ecco, tutte queste sono attività che sono sicuramente considerate attività sportive. Del trekking, abbiamo detto, era già richiamato esplicitamente nelle circolari precedenti, quindi non ci sono dubbi. Un inghippo potrebbe nascere ad esempio dalle escursioni più semplici, perché è proprio sicuro che non sia possibile effettuare questo tipo di uscite, di escursioni nel proprio comune. Cioè, mentre è chiaro che per fare lo sci, per fare l'arrampicata su falesia ho necessità di un determinato ambiente specifico, la semplice camminata anche intensa, così come la corsa, potrebbe essere facilmente contestata, perché chiaramente uno può correre anche in un parco di Milano, non necessariamente deve fare 50 chilometri per poter correre. Quindi sono un pochettino lì. Certo, la risposta non è non risponde a tutti quelli che sono i dubbi che magari Kai poneva, però come in tutte le cose è da applicare un po' di buon senso, immaginiamo. Sì, non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo principale, cioè i DPCM non vengono fatti con la volontà esclusiva di penalizzare o di punire chi fa un'attività di tipo sportivo, tutt'altro. Lo scopo del DPCM è quello di combattere la pandemia, dopodiché ovviamente si deve trovare un compromesso, perché comunque si deve pur continuare a vivere, e queste sono delle indicazioni appunto di compromesso, però non è che dobbiamo poi tutte le volte andare a cercare il pertugio in cui infilarci per poter aggirare quelle che sono le indicazioni generali, che non avrebbero nemmeno bisogno di una circolare esplicativa, nel senso che il concetto di ridurre il più possibile le possibilità di contatto, le possibilità di assembramento, va sopra ad ogni altra indicazione. Ecco, a questo proposito, le montagne nell'ultimo periodo sono state frequentate da tanti visitatori, addirittura anche alcuni negozi che vendono attrezzatura sportiva ci hanno segnalato che è andata quasi tutta terminata. Quindi c'è voglia di montagna, e forse la montagna è anche vista come un modo per uscire di casa in un momento in cui molto probabilmente non si può fare tutto, ecco. Sì, sicuramente c'è un rilancio enorme delle attività all'aria aperta, anche perché non c'è un sistema migliore che precludere un'attività per renderla poi appetibile. E quindi, come reazione, il fatto di essere obbligati a passare tanto tempo chiusi tra il luogo di lavoro e la casa fa nascere inevitabilmente la voglia di muoversi all'aria aperta. Dobbiamo comunque ricordare che siamo sempre in un periodo in cui l'epidemia non è assolutamente terminata, quindi io so che diversi negozi hanno segnalato di aver venduto tutte le ciaspole, tutti gli sci da sci alpinismo che avevano a disposizione, quindi che da questo punto di vista c'è una voglia enorme di muoversi. Però dobbiamo sempre ricordare che abbiamo le limitazioni, che sono quelle di poter fare questa attività o da una seconda casa, perché la novità dell'ultima versione del DPCM è proprio quella di poter raggiungere la propria seconda casa, e quindi ovviamente come se fosse all'interno del proprio comune, oppure recandosi appunto in altri comuni, ma sempre per fare un'attività sportiva. Non vorrei che qualcuno prendesse questa indicazione, questa possibilità che viene data di fare attività al di fuori del proprio comune, come una sorta di liberi tutti, per poi ritrovarsi, ahimè, sanzionati, trovandosi magari su degli altipiani innevati a fare una semplice passeggiata, magari sfruttando le funivie di trasporto pubblico, e poi doversi rendere conto che quello non è un'attività consentita, perché questo è quello che dice, cioè non è permesso partire da Milano per arrivare, prendere la funivia, salire i piani di Artavaggio e fare la passeggiata fino al primo rifugio. Questo assolutamente
non è tra le attività consentite. E questo è, e speriamo che sia chiaro un po' per tutti. Grazie mille ad Alberto Pirovano, presidente Kailecco. Grazie a voi. E alla prossima. Insomma, speriamo che ci sia anche responsabilità in montagna. Assolutamente. Soprattutto teniamo presente le condizioni reali che ci sono, perché quest'anno c'è tantissima neve, ma le condizioni sono tutt'altro che ideali. Sappiamo già le vittime che ci sono state nelle passate weekend, insomma, evitiamo di aggiungere altro. Certo, ne abbiamo anche parlato col soccorso alpino e vi invitiamo anche ad andare a sentire le loro spiegazioni, che sono sicuramente vanno a spiegare le motivazioni dei rischi che si possono correre in montagna in questo periodo. Finisce qui il nostro speciale, ringraziamo Alberto Pirovano, presidente del Kailecco. Continuate a seguire l'Eco FM anche sul nostro sito www.lecofm.it.